Ciao ragazzi, il mio primo pop Funko, sto conciato proprio peggio del solito, però chi se ne frega, mi è appena arrivato il corriere, ha suonato, dice sono il corriere, dico prego, che fai, non apri i corrieri, è scortesia. E volevo fare il mio primo unboxing dei pop Funko, intanto apro la scatoletta, no, io non ho mai neanche fatto un unboxing, sai, quando arrivano i pacchi li apro brutali, no? E io dicevo che quando avrei preso il mio primo pop Funko sarebbe stato un pop particolare, perché inizialmente i pop mi stavano pure sulle palle, sinceramente, è vero, Erika, te ne riparlavamo. E poi continuavo a guardare i video, vedevo gente che comprava, Erika, Patrick, Kiarashu, il mio amico Ferdinando, insomma, un sacco di gente che continua a comprare pacchi, pop Funko su pop Funko, Debina, Sab, insomma, un sacco di persone, la mia amica Silvia disse sì, tutti a comprare Funko Pop e mi avete, insomma, contagiato. E allora ho detto, facciamo che io quando trovo un film o un qualcosa che mi coinvolge così tanto da voler comprare il pop Funko, me lo compro. Mamma mia, che figata. Scusate. Rieccolo, scusate, ma quando c'è un sacco di gente che va e che viene per casa è un delirio. Eravamo rimasti che stavo spacchettando. Dicevo, niente, avrei dovuto scegliere il film, quello bello, quello che mi dava un'emozione, e l'ho rintracciato in Coco. Niente, ho visto Coco con Stefania, ci siamo emozionati tutti e due. Sul finale piangevamo come due fontane. E il pop è lui, eccolo qua. Ed è ovviamente Miguel, perché Miguel è Miguel, vero? Erika, ne stavamo parlando. Poi Erika, tra l'altro, mi ha mandato i vocali di ieri di Erika, dove canta benissimo, peraltro, a memoria le canzoni del film. Quindi non so come. Mo faccio Patrick della situazione, vi faccio vedere la scatola, eccola qua. Poi chi fa bene gli unboxing, non so, quasi, dice che qua c'è scritto Pop del film, il 303. Qua c'è come si chiama, l'artwork. Mazza, vedi che a vedere video si impara un sacco di robe. Qua c'è un altro artwork, qui ci sono gli altri personaggi. Lui, ne manca uno peraltro, che c'è anche il Miguel in versione non teschietto. Questo è il. Non vi spoilerò niente, sono due personaggi del film. Guardate sto film, raga, perché è una cosa fantastica. Sopra è fatta così. Qua ci sto le avvertenze, ho detto tutto. Apro il pop Funko. Peraltro stamattina tutto conciato, sembra che ho fumato un toscano. La scatoletta la mettiamo da una parte. Come le cose che nella vita. Ed eccolo qua. Il mio primo pop, sto emozionato. Guardate che figata che è. Eccolo qua, guardate la faccia da malandrino, i capelli fatti. Boom! I capelli fatti così. Mi piace un sacco il fatto che abbia questo. La testa. Sembra Linda Blair nell'esorcista. Con il cappuccio fatto così, mi piace un sacco. Le mani in tasca, il dettaglio della zip. Guardate che figata il dettaglio della zip con anche i due cosetti del cappuccio. I pantaloni con tutte le pieghe. È leggerissimo, tra l'altro, veramente leggero, leggero. I pantaloni con risvoltino, le scarpe, guardate le scarpe con anche le, come si chiamano, con le stringhe. Oh, è una figata, poi vedete anche il dettaglio, cioè il nasino sotto, perché lui ovviamente non è inteso, non voglio dire troppo perché sennò vi spoilero, insomma, dovete guardarlo, quindi non è caso. Però comunque diciamo che è truccato da teschio, ecco, e quindi è per questo che ha anche ovviamente il suo naso sotto al trucco. Sembro io ad Halloween. Tutti anche qua i dettagli di queste decorazioni del teschio messicano. È bellissimo, ma bello veramente. Sono proprio strafelice di averlo comprato perché è proprio bello. Bello il film, bello lui. L'ho pagato, mi pare, 14 euro su Amazon. Mio primo pop Funko. Sono entrato nel loop anch'io. Che dovevo fare? Sono entrato nel loop. Ragazzi, grazie per essere stati qui in questo video un po' strampalato. Però insomma, ci tenevo a condividere con voi il mio primo pop Funko di Coco. Un film splendido che se non l'avete visto, guardatelo. Me ne vado. Ciao, state bene. Ciao ragazzi.